Gianni Girotto, se noi sottolineiamo delle due parole comunità energetica, soprattutto la prima, cioè comunità, no? Cioè il fatto che insieme si condivide una transizione energetica che sia naturalmente favorevole all'ambiente, favorevole alla sostenibilità sociale, ma c'è questo elemento dell'insieme. Allora, questo secondo lei può in qualche misura aiutare quella consapevolezza in grado di battere il fenomeno NIMBY, che è un grosso ostacolo sulla strada della transizione energetica? Penso, appunto, ce l'avamo prima, a tutte le obiezioni che si fanno alle pale eoliche, a certe difese del paesaggio portate ad una radicale conseguenza, diciamo un po' sacerdotale e un po' castale, eccetera. Allora, la comunità, il fatto che tutti insieme ci occupiamo di transizione energetica, può aiutare questa maggiore sensibilizzazione? Può lenire questo problema del NIMBY, che pure c'è, lo sappiamo che c'è? Direi proprio di sì, lo ha spiegato lei, quindi direi proprio di sì. Però rendiamoci conto, e così integro anche la risposta alla domanda precedente, rendiamoci conto che noi abbiamo a che fare con degli avversari socio-economici che hanno un potere di influenza, perché hanno un potere economico enorme, e lo riassumo con pochissime cifre. La filiera delle fonti fossili guadagna, quindi detratti i costi, guadagna 3 miliardi di euro al giorno. Guadagna 3 miliardi di euro al giorno. L'anno passato, che ha visto il grande aumento del costo dell'energia, hanno quasi triplicato i profitti. Per cui aziende come la Exxon hanno avuto un incremento del valore azionario dell'80%, l'80% di incremento in un anno, la Chevron il 53%, la Shell e la BP il 43%. Sono tutti dati pubblici del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale. Dopodiché, chiariamo bene una cosa: il guadagno è un fattore sacrosanto, nessuno si sogna di metterlo in discussione, né tantomeno noi del 5 Stelle. Il guadagno è una cosa sacrosanta, ma quando hai una filiera così in salute, con guadagni così elevati, qual è il grandissimo problema nazionale e mondiale? Quello dei sussidi. Perché si parla sempre dei sussidi alle rinnovabili, ma i sussidi alle fossili sono enormemente, enormemente maggiori, e lo dice il Fondo Monetario Internazionale, non lo dice certo Girotto o il Movimento 5 Stelle, il Fondo Monetario Nazionale ci ricorda che le fonti fossili ricevono sussidi, quindi denaro pubblico, per 16 miliardi al giorno. 16 miliardi al giorno, quindi la loro forza economica è tale per cui influenzano sia i parlamenti sia l'opinione pubblica. E allora ecco che le rinnovabili sono intermittenti, e allora ecco che c'è il problema dello stoccaggio, e allora ecco che c'è il problema dello smaltimento, e invece non si chiarisce che tutti questi problemi la soluzione tecnologica è già presente. E soprattutto la proporzione del danno, perché nessuno ha mai detto che le fonti rinnovabili hanno impatto zero sull'ambiente. Non esiste l'impatto zero, ma hanno un impatto che è estremamente, estremamente ridotto rispetto, certo, all'impatto delle fonti fossili. Certo. Allora, ultima domanda di questo.